Assesso De Leo, AVS per il libro possibile, uno scenario fantastico che ha ospitato questa iniziativa che finalmente relega la Puglia anche ad alti livelli per quanto riguarda la cultura e non solo il mare e le vacanze. Sì, è assolutamente straordinario. Vieste è una città meravigliosa, unire il patrimonio culturale, il patrimonio artistico con quello culturale è davvero strepitoso, favoloso, insomma la Puglia è in fermento e noi speriamo che passato questo Covid la Puglia riprenda davvero come era qualche anno fa, insomma è una città, una Vieste straordinaria, la regione Puglia ovviamente supporta tutte queste iniziative, crede nella cultura, crede diciamo nel rivalutare anche diciamo determinate attività che sono quelle appunto di costruire dal basso questa attività di promozione del territorio. Siamo contenti di questo e penso che le cose andranno sempre meglio. Assessore, dopo un anno travagliato nel mondo della scuola, tutti vogliono sapere, a settembre si ritornerà a scuola in presenza? Settembre noi stiamo facendo di tutto per ritornare in presenza. Ovviamente noi pensiamo che la soluzione migliore intanto è quella di vaccinare, il piano vaccinale deve andare avanti, è la soluzione più importante, più giusta, più idonea per rientrare in presenza. Ovviamente i problemi sono ancora tanti, le scuole come dire, hanno anche diciamo, strutturalmente, non erano diciamo, portate diciamo, per avere grandi spazi areggiati eccetera, però insomma, il lavoro che si sta facendo insieme ai dirigenti scolastici, insieme ai docenti, insieme all'ufficio scolastico regionale, anche insieme alle prefetture per i trasporti è un lavoro straordinario. Devo anche dire che la Puglia era già pronta all'inizio dell'anno, di quest'anno scolastico che sta passando, però poi sappiamo bene che la pandemia diciamo, ha fatto altro, ci ha chiesto altro e noi diciamo, abbiamo posto diciamo, il diritto alla salute prima del diritto allo studio. Questo per noi è stata diciamo, la stella che ci ha guidato sempre per tutto quest'anno. Noi siamo convinti anche che ovviamente la didattica è in presenza, la scuola deve essere in presenza. Come giudica la polemica della ex ministra Azzolina proprio sulla Puglia, su Emiliano? Ma secondo me sono delle polemiche strumentali, nel senso che a proposito di questi test che hanno valutato non in maniera positiva i nostri studenti, io intanto dico che non possono essere allineati agli anni passati, assolutamente. Un anno particolare, c'è stato il Covid, una piccola cosa, forse per qualcuno, quindi probabilmente. E poi diciamo, anche i nostri ragazzi e ragazze sono stati diciamo, pochi a frequentare la scuola, quindi diciamo, il test secondo me quest'anno ha poco valore.